Oggi cambiamo i braccetti dello sterzo, cioè questa ruota fa un sacco di rumore e quindi vediamo un po' se è quello lì. Io intanto l'ho comprato, l'ho preso su internet e è un prezzo abbastanza favorevole. Vediamo un po' come operare. Prima cosa, solleviamo la macchina e togliamo la ruota. Vediamo il coperchio e la ruota. Questo è il pezzo che andremo a sostituire. Abbiamo bisogno di una 17 e di una 21, quindi come attrezzi veramente poco. Una cosa importante, non vi fidate del vostro crick, ma mettete qualche cosa sotto in modo che non si sa mai, vi proteggete la pelle. Ok, a posto, questo è importante. Per prima cosa dobbiamo allentare questo dado qui. Basta allentare proprio poco, non c'è bisogno di svitarlo. Casomai lo riaccostate anche un attimo perché poi sarà la misura per la convergenza, che comunque vi converrà fare, anche se prendete bene le misure, però è sempre bene che la facciate. Ora con la 17 smontiamo questo perno fuso. Questo è il perno fuso che andremo a togliere. Vediamo di togliere questo perno fuso. Se dovesse essere difficile, rimettete il dado. Abbastanza bene. Basta svitarlo. Di solito quando fa così, che si muove facilmente, è perché c'ha parecchio gioco. E non resta che riavviamo.
non ci resta che avvitare tutto. Ora resta da avvitare questo. Il lavoro è finito.